Paolo, sindaco di Pavia, volevo fare una notazione brevissima. La deformazione professionale purtroppo in questo caso la vince sulla questione della semplificazione che è stata accolta da un applauso, non a caso. Perché guardate, la semplificazione amministrativa, che è stato il grande tema degli anni 90, ricorderete le leggi Bassanini e così via, era una semplificazione che riguardava cittadini che si presentavano di fronte all'amministrazione chiedendo qualcosa, soggetti economici, cittadini in generale, quindi autorizzazioni, concessioni, permessi. Il tema quindi lì era un tema, diciamo, classico di diritto amministrativo tradizionale, dentro il paradigma tradizionale. Qui è ancora più grave e importante la questione della semplicità, come ci ha ricordato Chiara, perché i cittadini che si presentano in comune applicando il regolamento non stanno chiedendo qualcosa, stanno portando qualcosa, risorse, tempo, energie, relazioni, cioè di fatto sono degli alleati e non gli si può rendere la vita difficile. Sarebbe veramente, diciamo, sciocco, sapete le famose leggi della stupidità di Carlo Maria Cipolla, insomma, sarebbe stupido rendere difficile la vita ai cittadini attivi, perché il danno a quel punto è anche per il comune. Quindi creare un'interfaccia amichevole, friendly, fra amministrazione e cittadini, per esempio, uno sportello che faciliti il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione, è molto importante, perché l'amministrazione è complessa e i cittadini non devono farsi carico di questa complessità. Quando i cittadini vogliono intervenire su uno spazio pubblico, non sta a loro sapere che lì intervengono le competenze di sette diverse branche dell'amministrazione. Quindi da questo punto di vista il tema della semplicità che Chiara ci ha ricordato e che evidentemente è percepito giustamente anche in questa sala come molto importante, è un tema cruciale perché consente di liberare quelle energie che sono a disposizione, che vogliono essere prese in considerazione e valorizzate, ma che spesso si scontrano proprio con quel problema lì. Quindi una semplificazione diversa da quella degli anni 90, volevo dire. Il sindaco di Pavia, Massimo De Paoli, Pavia ha approvato il regolamento il 20 giugno di quest'anno e fra l'altro Pavia, essendo anche una grande città universitaria, una città con una grande ed antica università, ha anche caratteristiche particolari. Grazie. Grazie professore, buongiorno a tutti. Faccio solo una piccola battuta iniziale, poi entro nel merito. Forse ecco, scegliere come assessore alle politiche sociali chi ha diretto il centro servizi di volontariato per molti anni aiuta indubbiamente in questo percorso. Forse chissà anche scegliere un candidato sindaco che viene dall'associazione ambientaliste, forse agevola. Infatti, professor Arena ha assolutamente ragione. Noi siamo partiti dalle suggestioni di Lapsus, chiaramente, e però siamo anche partiti, lo dicevamo prima, da uno spunto molto, molto concreto, molto reale, cioè dal fatto che ci fossero gruppi di cittadini non appartenenti a associazioni, ma gruppi autonomi che per esigenze molto concrete hanno deciso di intervenire su alcune piccole strutture. Gli esempi sono i soliti: il campo da basket, il campetto di calcio, ma anche semplicemente il parco, il piccolo parco. Si è sviluppata una piccola rete di cittadini adottanti dei parchi, dei parchetti gioco, intendo di quartiere, molto spontanea, perché si sono resi conto che il servizio che magari in anni passati era molto facile, da parte dell'amministrazione comunale fornire, non poteva essere più fornito con la stessa facilità. Si sono fatti carico e allora ecco, è venuto naturale per noi far partire questo processo di elaborazione del regolamento. Il tempo è stato relativamente breve, direi, nel senso che in alcuni mesi, come diceva il professor Arena, l'abbiamo approvato a giugno di quest'anno, siamo partiti, la suggestione con l'Apsus in realtà è del 2015, però poi il lavoro sul regolamento è stato relativamente breve, quindi diciamo 3-4 mesi. Perché appunto ci siamo subito posti il tema del confronto con i limiti amministrativi a cui si faceva riferimento. Sembrava quello lo scoglio più grande e tutt'oggi va detto, non tutte le procedure sono semplici, questo ovviamente chi amministra lo sa bene, perché c'è un'attitudine a lavorare per settori, per compartimenti stagni, che penso sia un po' tale in tutti i comuni. Non ne faccio una colpa a nessuno, è chiaramente una struttura della pubblica amministrazione su cui intervenire. Allora, quello che abbiamo fatto è stato dare l'incarico al segretario generale di costituire un gruppo di lavoro intersettoriale, cosa che infatti è stata fatta, e di raccogliere quindi dai diversi settori esigenze, spunti, riflessioni e soprattutto verificare con i vari settori quali potessero essere i limiti e anche gli ostacoli da superare.
abbiamo lavorato insieme con l'Apsus, appunto, e perché poi i temi chiave sono sempre quelli. Il tema della responsabilità, cioè di chi è responsabile di ciò che si fa, della sicurezza sul lavoro, quello a cui accennava prima il sindaco Scanagatti, e della copertura assicurativa. Il tema della copertura assicurativa, 15 giorni fa eravamo a Bari all'assemblea di ANCI, è un tema che riguarda anche ovviamente il lavoro dei migranti. Sappiamo tutti benissimo che uno dei modi per realizzare un rapporto di convivenza sereno, semplice, con i migranti è anche quello di trovare un modo perché loro possano occupare il loro tempo. E però sappiamo altrettanto bene che se si dà loro in mano un attrezzo e si fanno male, c'è un problema evidente. Attualmente i comuni riescono a, diciamo, a realizzare interventi di questo tipo ricorrendo alle associazioni, perché comunque le associazioni per i loro aderenti hanno una copertura assicurativa, ma è fuori discussione, e questo è uno dei punti delle istanze fondamentali che ANCI ha rappresentato al governo, è che davvero bisogna sbloccare questo punto, bisogna trovare una forma per cui i comuni possano fornire una copertura, o meglio ancora perché ci sia una copertura generalizzata da parte del Ministero dell'Interno. Ma non voglio divagare, però semplicemente questo potrebbe aiutare in modo determinante anche questi interventi. Per cui non succede niente, ma appunto se succede, come Roberto Scanagatti diceva prima, voglio vedere appunto la questione con l'Ispettorato del Lavoro. Messo in moto, il processo è stato abbastanza breve, il passaggio nelle commissioni consigliari, in consiglio, è stato relativamente semplice. Voglio essere molto sincero, forse è stato semplice anche perché qualcuno dei consiglieri non ha realizzato appieno la forza, non bisogna essere ipocriti, diciamolo schiettamente, perché c'è stato un nucleo trainante forte di un buon gruppo di consiglieri e altri che hanno un po' così preso la cosa, tanto non dà fastidio a nessuno. Chiaramente noi abbiamo voluto dare un significato molto diverso a questa operazione come amministrazione. L'abbiamo messo in parallelo col percorso soprattutto del bilancio partecipativo, il nostro primo bilancio partecipativo che sta arrivando a conclusione settimana prossima con le votazioni delle proposte, con un percorso, devo dire, secondo me molto articolato, che ha previsto una fase di incontri, poi di selezione delle proposte, adesso siamo arrivati a alcune decine di proposte che verranno sottoposte alla votazione dei cittadini, con forma ampia di coinvolgimento anche dei quartieri. In parallelo con la ricostituzione dei comitati di quartiere, a Pavia come in altri luoghi erano scomparsi, anzi non come in altri luoghi, erano scomparsi ovunque, in altri luoghi sono rimasti evidentemente vivi sotto forma diversa, da noi no, e quindi li stiamo ricostituendo, anche lì il percorso non è così facile perché banalmente le spese della giornata elettorale per votare i nuovi consigli di quartiere da qualche parte li dobbiamo far saltare fuori, però è un impegno che ci siamo presi di mandato e quindi anche in questo senso. E aggiungiamo, mi veniva in mente prima vedendo le belle immagini di San Donato, anche un percorso di street art che ci ha permesso davvero di dare una condizione, uno stato, una bellezza ad alcune strutture comunali che sono state davvero valorizzate da questi interventi di street art. Insomma, un'azione su più settori, più campi. Io credo che anche in questo stia un elemento che può convincere i cittadini. Se vedono che l'amministrazione non lo fa tanto perché più o meno bisogna farlo, ma perché c'è un processo complessivo. Sul senso del regolamento, cerco di stare dentro i 10 minuti, sul senso del regolamento il senso è quello dello schema di molti altri regolamenti, vale a dire disciplinare atti di natura non autoritativa, quindi un protocollo di intesa, un patto di collaborazione cittadini e amministrazione comunale, esiste un responsabile dell'ufficio per l'amministrazione condivisa che deve vagliare le proposte e deve naturalmente attivarsi per recepire anche dagli altri settori la disponibilità o meno, la compatibilità o meno, intendo. Comunque anche qui diamo dei tempi in modo tale che i cittadini possano avere una risposta in tempi brevi e poi appunto si può articolare l'intervento naturalmente su beni comuni sempre che non pregiudichino la fruizione collettiva del bene, cioè l'obiettivo deve essere ovviamente quello, cioè non può essere
l'associazione che magari meritoriamente ma prende in concessione uno spazio, cosa legittima, utile, che ci permette di tenere aperti, non so, gli impianti, però è un'altra cosa. Questa invece è proprio la fruizione collettiva e il comune si assume anche degli oneri. È chiaro che se attraverso questi interventi, ad esempio, si riconsegna alla collettività un bene pubblico, è anche giusto che alcune spese le sostenga l'amministrazione comunale, perché comunque, e questo può anche essere collegarsi alle proposte del bilancio partecipativo. Io credo ad esempio che appunto quest'anno è il nostro primo anno di bilancio partecipativo, le proposte che usciranno, che verranno votate, io sono molto convinto che per alcune di esse si integreranno perfettamente col regolamento dei beni comuni, in modo tale che ci possa essere un'azione su due fronti. Uno dell'amministrazione che ha stanziato la cifra definita e chiara per il bilancio partecipativo e l'altro dei cittadini che vedono che il comune ci mette anche 100-200 mila euro e quindi collaborano in questo senso. Non abbiamo ancora, ve lo dico per correttezza, l'abbiamo provato a giugno, non abbiamo ancora firmato dei protocolli, perché l'approvazione è abbastanza recente, perché stiamo appunto lavorando anche sui quartieri, su altro, perché i servizi sociali, qui sono presenti anche appunto il nostro segretario generale, la nostra dirigente dei servizi sociali, perché sono stati molto impegnati con i minori stranieri non accompagnati, tema che è inutile che io ricordi ai colleghi sindaci dei capoluoghi, forse, chissà, speriamo che fra poco si possano concentrare anche di più su questo. Comunque ci siamo, la città ha recepito finora bene questo elemento, le proposte dei cittadini arrivano, ripeto, su temi magari sembrano piccoli, però vi assicuro, lo sapete tutti benissimo, che avere il campetto di calcio in periferia messo a posto cambia, ma cambia tanto, cioè non è una piccola cosa, perché diventa il punto di aggregazione per quartieri che altrimenti sono a facile rischio di disgregazione. Stiamo andando avanti, i prossimi passi sono appunto quelli operativi e naturalmente anche di rendicontazione, di monitoraggio di quello che sta succedendo. Se il professor Arena ci invita ancora, l'anno prossimo forse veniamo a fare il bilancio di quello che stiamo facendo. Grazie. Con molto piacere, guardi.